avremo più tempo nelle nostre vite, ma una giornata di 30 ore non arriverà molto presto. Fidati, ho già controllato e ricontrollato su Google. Chiunque tu sia, 24 ore è tutto quello che hai. Vero è però che con un pochino di accortezza puoi decisamente aggiungere un paio di ore almeno alla tua giornata. Il segreto sta tutto nel cosa fai appena sveglio. Yes! Come cominci la giornata definisce le frequenze per tutto quello che seguirà. Ora non starò certo qui a dirti cosa dovresti fare, perché siamo tutti diversi e ciascuno di noi deve trovare ciò che funziona per lui. Ma quello che posso fare è condividere con te alcune delle cose che la mia routine mattutina include sempre e comunque. La prima, il silenzio. Anche se spesso la mia routine viene sballottata tra un viaggio e l'altro, cerco sempre di tenere i primi 30 o 60 minuti della mia giornata più calmi e silenziosi possibile. Niente chiamate, niente email, niente telefono e, se possibile, niente chiacchiere. Sì, va bene. Ok, non sempre riesco nell'ultima, ma l'intenzione è quella. La seconda, movimento. Certo, puoi sempre farlo più tardi, che di solito si traduce in lo farò domani, che di solito si traduce in forse mai. Stiracchiarti, camminare o fare una corsetta prima di colazione ti consente di raggiungere un piccolo ma importante traguardo appena sveglio e di dedicare del tempo prezioso a te stesso, il che diventa un super acceleratore di motivazione per qualunque altra cosa tu debba fare durante la giornata. Se sai che la forza di volontà non è molto forte la mattina, prova la regola dei 5 secondi di Mel Robinson. Appena apri gli occhi, comincia un conto alla rovescia da 5, 4, 3, 2, 1. E se vuoi saperne di più, il libro di Mel Robbins si chiama The 5 Second Rules. La terza cosa che non manca mai alla mia routine mattutina è l'ispirazione. Guardo o leggo qualcosa che mi offra ispirazione. Abitando con i miei colleghi di lavoro per molti anni, quando vivevo in Asia, mi sono abituata per molto tempo ad ascoltare le notizie come prima cosa appena sveglia. Ti assicuro, il modo migliore per farti andare la colazione di traverso. Quando ho capito quanto dannosa fosse questa abitudine per il mio umore nel corso del resto della giornata, l'ho sostituita con quella di leggere una pagina o guardare un video ispirazionale. Il che è fantastico, quest'ultima, quella del video, quando non riesco a resistere alla tentazione di afferrare il telefono entro i primi 30 secondi da quando apro gli occhi. Quando succede, ricordo a me stessa di guardare o di leggere solo ed esclusivamente qualcosa di significativo e profondo, qualcosa di motivante, invece che saltellare come un grillo una cavalletta su Facebook o su Instagram o tra le mie email. Il silenzio, il movimento e l'ispirazione sono solo tre grandi cassetti. Ora sta a te decidere che cosa metterci dentro. Sta a te decidere che cosa fare nei tuoi primi 30 minuti di tranquillità, o che cosa leggere o guardare nei tuoi minuti di ispirazione, oppure quale movimento fare. Trova quello che funziona per te, sapendo che nel tempo potrebbe anche cambiare, ma è proprio questo il bello. E ora arriva la parte più interessante, quella in cui sei tu a condividere il tuo pensiero nei commenti qui sotto. Fammi sapere com'è la tua routine mattutina del momento e che cosa sei pronto a cambiare. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.